Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, video acquisti, non sono tantissimi, però ci tenevo a mostrarveli. Allora, partiamo subito, da questo acquisto importantissimo per me, cioè la tinta ai capelli che io non faccio da, più di 9 mesi, perché ho fatto tutta la gravidanza, non l'ho fatta proprio, perché io a settembre ho fatto l'ultima tinta e poi ad ottobre ho scoperto di essere incinta e non ho più fatto tinte. E adesso sono quasi 2 mesi, quindi esattamente, dai, 10 mesi, va? Facciamo un forfè. E quindi sono andata al Baby Farm e ho chiesto, perché mi avevano detto in farmacia o una sanitaria, e loro mi hanno consigliato questa della Bioscalina. E avevano anche altre marche, io ho preso questa. E senza ammoniaca, senza risorcina, parafa, vabbè, quella cosa lì, profumo e conservanti, e nemmeno nickel. Dermatologicamente testata, pagata 12 euro. È qualcosina, è un po' cara, però ho bisogno di farmi una tinta, proprio psicologicamente non ce la faccio più, e quindi ho detto la faccio al limite, proprio se riesco, quando faccio la tinta, salto una poppata, nel senso non gli do il seno, no? Per quella poppata, e cerco di dare la bottiglina, tanto lei comunque prende anche l'aggiunta e magari quel latte lo butto, proprio per stare tranquilla che non gli fa male, anche se loro mi hanno detto che non fa male. Ho preso questa bottiglina della Chicco in vetro, che è la prima che acquisto, perché le altre sono tutte in plastica. Anzi, vi dirò di più, ve le farò vedere tutte in un altro video, perché mi avete chiesto quale bottiglina usi di più, quale ti è piaciuta di meno, insomma varie domande. Vi farò un video a parte, non ve la posso far vedere perché come una cretina l'ho messa a sterilizzare dimenticando che dopo devo registrare i video. Comunque ve la farò vedere, non vi perdete il video delle bottigline prossimamente. E questa qui è molto grande, dice zero più, però è molto grande come bottiglina, infatti arriva fino a 250 ml, quindi tantissimo latte. Lei attualmente ne prende 90-120, perché comunque prende anche il seno, e queste le ho presi alla Baby Farm. Poi ho preso anche l'acqua, questa qui dell'Umana Amorosa, che io utilizzo per il latte. Queste pagate 1 euro l'una, ed è l'unica che ce l'ha ad 1 euro, perché queste qui costano tantissimo, addirittura anche a 1,30 euro le abbiamo trovate, e comunque è 1 litro, quindi non è che mi dura tantissimo una bottiglia di questa, però io preferisco spendere un pochettino di più, almeno i primi mesi, e fargli bere un'acqua buona. Abbiamo preso questo qui, il finocchio, la tisana e la camomilla, che lei non ama per niente, infatti faccio fatica a fargli bere, però comunque ha bisogno ogni tanto anche di alternare il latte con qualche bevanda, anche perché la pediatra me l'ha consigliato. Però lei non ama il finocchio proprio zero, la camomilla ogni tanto se la beve. Questi qui intorno ai 5 euro l'abbiamo pagati, non mi ricordo i prezzi, non trovo lo scontrino, quindi però volevo farvi vedere i prodotti. Poi ancora, siamo andati all'OVS, anzi ci devo ritornare, abbiamo preso queste scarpine che io avevo già visto, tantissimo tempo fa, gliele volevo prendere, però adesso finalmente so il numero, lei porta 16 e sono riuscita a prendergliele. Questi qui di Minnie le ho pagate 3 euro e qualcosina, adesso non ricordo, a prezzo pieno stavano 12,99 euro. Siccome c'è il 70% adesso all'OVS, infatti io devo ritornarci perché ci sono tantissime cose stupende, quindi abbiamo preso queste scarpine, e l'ho scoperto solo alla cassa che venivano 3 euro e qualcosina, e sono rimasta troppo contenta, tanto che oggi voglio tornare, perché io ce l'ho vicino a casa, a prendere altre scarpine. Poi sempre all'OVS per me ho acquistato questa maglietta, questa qui di Topolino rosa con le maniche così, così semplicissima di Topolino. Questa qui è della Disney, pagata a metà prezzo, stava 14,97 euro e qualcosina. E anche questa qui l'ho pagata sempre sui 7 euro, sempre di Topolino. Sotto c'è questo fiore, questa è bianca. La cosa stupenda di quando dimagrisci, quindi questo è già un consiglio che vi do, perché sono tornata più carica di prima. C'è stato lo stallo, purtroppo gravidanza, purtroppo è una cosa stupenda, però nel senso a livello fisico c'è stato gravidanza, il primo mese che sapete cosa ho subito, però adesso sono tornata, cercherò di darvi più stimoli possibili per continuare la dieta. E quindi stavo dicendo, questi colori chiari adesso finalmente li riesco a mettere, non ho più vergogna e non me ne frega più niente, mentre prima usavo solo cose nere. E quindi ho preso queste due maglie, circa sui 7 euro l'una, ed è buonissimo. Poi alla bimba, sempre da OVS, ho preso questo vestitino con scritto Baby,
Poi ci sono queste farfalline ed è a gonnellina e sotto c'è il body ed è stupendo. Dietro ci sono addirittura questi bottoncini con gli strassini. Questo qui l'abbiamo pagato al 50% 8 euro ed è stupendo. Ce ne sono tantissimi, però io ho scelto questo, quindi non vedo l'ora di metterglielo perché mi piace tantissimo. Poi ancora abbiamo preso sempre la Baby Farm il latte per lei. Allora, io utilizzo questo latte perché alcune me l'hanno chiesto: che latte usi? Io utilizzo Mana 1 perché non perché io abbia scelto il latte da dargli, perché in ospedale lei prendeva questo latte, quello liquido, e quindi mi hanno consigliato di continuare con il latte che lei già stava assumendo, e quindi acquisto questo. Questo ho pagato 23 euro ed è un prezzo buonissimo perché all'Auchan costa di più. Quindi mi trovo abbastanza bene, non ha problemi a bere, forse a digerire ogni tanto ci mette un pochettino, però comunque è un buon latte, è uno dei migliori, diciamo, Mana. Ce ne sono tantissimi in commercio, ma questo è uno dei migliori. Ho acquistato due cosine, questa sicuramente la vedrete nel prossimo video, perché ho già registrato un video, cioè quello lì della spesa, e avevo questa fascia. Mi sto trovando benissimo con queste fasce, a parte che sono bellissime, ma poi mi trovo benissimo. In estate fa molto caldo e quindi la fascia è l'ideale. E poi ho preso queste ciappettine, come si chiamano? Ferma capelli di ferro, qui c'è scritto, pagati 1 euro. Anche le fasce le pago 1 euro, perché queste qui non devono mai mancare, anche perché ne ho perse tantissimo e le ho volute ricomprare. E nulla, questi erano gli acquisti che ho fatto. Di solito io il sabato, no? Faccio gli acquisti perché esco un pochettino di più e ve li volevo far vedere. Allora, vi voglio dire un'altra cosa, perché è arrivato a fine video, fatemi tutte le domande possibili e immaginabili sulla dieta, oppure anche domande personali o anche domande vostre, se avete qualche dubbio sulla gravidanza, non lo so, qualsiasi cosa vi viene in mente, qualche curiosità che volete sapere su di me, qualcosa sulla bambina, insomma, fatemi tutte le domande che volete, perché poi prossimamente registrerò il video dove vi risponderò alle domande, oppure lo farò in live. Ancora non ho deciso se lo farò in live o meno. Per non creare troppo caos, preferisco che voi mi scrivete le domande e magari vi rispondo in un video, se preferite così. Se invece volete la live, comunque fatemi sapere tutto sotto a questo video e nulla. Così io prossimamente cercherò di registrare. Io sto cercando di tenere attivo il canale il più possibile, anche se con questo caldo, la bambina e tutto non è facile. Però sono ritornata e voglio comunque continuare questo percorso con voi, anche perché YouTube ci sono tanti video bruttissimi, devo dire la verità, e ormai ci sono dei video stupidi, gente che purtroppo non ragiona e guadagna tantissimo. Poi ci sono dei canali magari stupendi dove parlano di cucina, parlano di dieta, di bimbi, che non vengono valorizzati ed è una cosa bruttissima. Però non fa nulla, noi andiamo avanti perché ci divertiamo, stiamo diventando una grande famiglia, mi piace condividere con voi, chiacchierare con voi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì vi rispondo, su YouTube un po' meno, non cerco di stare più su Instagram e chiacchierare lì con voi, su Facebook quasi zero, non ci sono quasi mai, condivido pochissimo. Quindi se mi volete chiedere qualcosa o se mi volete dire qualcosina su Instagram, Camipucca. Poi, per quanto riguarda le domande, scrivetemele qui sotto a questo video. Vi lascerò un po' di tempo, non registrerò subito il video e poi la prossima volta vi toglierò qualche curiosità. Adesso vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!